Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io e la mia maglietta di Kakegurui bellissima vi salutiamo. Ragazzi, oggi io non lo so qual è stata la vostra reazione dopo aver visto la copertina e il titolo di questo video, ma ragazzi, che cosa dovevo scrivere? Se è la verità, è la verità. Lasciate like come sempre sulla fiducia. Andiamo a reagire a una compilation di video prima di vedere veramente cosa succede. Allora, come al solito ci abbiamo il nostro amichetto Sky Diverge, che vabbè, quell'americano sempre, raga, lo sapete, dai. Aspetta un attimo, ma sta rasando veramente il no! No, ma l'ha tipo mezzo, gli ha fatto tipo il mezzo troll. Cioè gli ha fatto con la cosa finta, lui giustamente con la paura di essere rasato, poi gli ha lanciato un pelo finto e ha detto: oh, maledetto schifoso. Io gli avrei morso il naso, sinceramente. Ancora! No! Hai messo no! Madonna, guarda, ha fatto bene. Ragazzi, è vero che i soldi non fanno la felicità, mai attaccarsi ai soldi. Però è anche vero che secondo me ti ci possono far avvicinare. Cioè, se questa, ragazzi, non è la felicità, porca miseria. C'è una piscina con una vista allucinante. C'è probabilmente solo il cibo che è messo lì costa quanto tutta casa mia. Se non è felicità questa, ragazzi miei, ditemi voi, eh. Io... scrivetemi nei commenti, secondo voi, che cos'è per voi la felicità? Io voglio saperlo. Per me non è proprio questo. Però almeno un 10%. Ecco, anche questo è felicità. Questo gattino super carino, bello, super morbido. Anche questo è felicità. Però ragazzi, porca miseria. Ragazzi, sapevate che le penne, quelle lì tipo con l'inchiostro super incredibile a punta, funzionano in questo modo? Cioè praticamente quando voi scrivete, tipo si aprono in due. E io la sto vedendo adesso, la sto scoprendo adesso questa roba. E sono veramente fighissime. Se non sbaglio pure queste penne costano pure un miliardo di euro. Però che fighe, raga. Molto belle. Ragazzi, non so chi di voi festeggia Halloween, ma vi faccio una domanda. Siamo al 31 ottobre. Festeggiate Halloween, andate ad una festa per caso e vi spunta un tizio con questo costume. La vostra reazione, scrivetemela nei commenti perché la voglio sapere. Io personalmente, alla me piace molto l'horror, quindi forse gli direi: fra, sei un figo. Però forse lì per lì mi spaventerei un po', perché è fatto così tanto bene che un po' fa paura, Magari di giorno lì per lì ti dico ok, ma ad una festa di notte, di sera, io un po' di paura ce l'avrei, raga. Non so voi, ma... è fatto però veramente bene, complimenti a chi l'ha creato, però insomma, diciamo che ai deboli di cuore non è proprio raccomandato vedere una roba del genere. Quando ti dicono sei quello che mangi, ma tu purtroppo lo prendi troppo alla lettera. Sta tizia si sta disegnando delle banane al posto delle gambe. Per carità di Dio, è fatta veramente bene una roba del genere, però il solo pensiero di andarle poi a risciacquare per lavarle... cioè, non ti fa stare male? Nel senso, io ci starei un botto male. Cioè, ha fatto pure l'etichetta. Guarda che roba! Il pane tagliato! Come se avessi tipo un pezzo di gamba che le manca. Raga, incredibile. Bravissima, per carità, bravissima. Però, cioè, tutta sta cosa per fare cosa? Dei video? Guarda tipo come se fosse una specie di gamba ketchup. È super brava, raga, veramente, Però, boh, cioè, a me verrebbe il peccato poi che le devo togliere tutte, capito? Guarda che figo, si è disegnata una scarpa aperta. Madonna, ma è bravissimo, come fa a fare ste robe, oh? Guarda, le pannocchie. Madonna, ma cioè, wow, raga, ma come caspita ci riesce a fare ste robe? Ah, vabbè, ma questo è proprio un artista incredibile. Cioè, guarda, ha fatto tipo l'effetto che le manca un pezzo di faccia, come se fosse tipo un vaso di porcellana, che si è rotto. Beh, oddio, forse se è per delle foto e dei video, secondo me ne vale la pena, Cioè, se sei così brava... porca miseria. Ragazzi, questa cosa ci farà esplodere la mente. Allora, guardate attentamente la signora e i pesci praticamente che sono qua. Lì per lì per ora è tutto ok. Se non che, ragazzi, i pesci stanno iniziando a formare un cerchio attorno alla donna. Cioè, questa qua è palesemente tipo la figlia di Poseidone. O la tipa quella lì della Disney, com'è che si chiama? Ecco, Oceania, mi mancava il nome. Raga, assurdo, la nonna più che altro. Raga, incredibile, com'è possibile? Cioè, raga, i pesci proprio stanno facendo un cerchio intorno a lei come tipo per proteggerla. Cioè, non lo so. O sta tizia sa di mangime per pesci, oppure c'è qualcosa di strano veramente. Cioè, io non ho mai visto una roba del genere. E io, ragazzi, per 21 anni sono cresciuto, nato in una città di mare. Cioè, io non ho mai visto una roba simile in vita mia, giuro. Com'è possibile, raga? Ci sembra proprio connessa con i pesci.
Cioè, what? Guarda, proprio un cerchio perfetto. Sai, dici, manco, proprio perfetto, raga. Com'è possibile una roba così? Ma poi lei fermissima. Cioè, palesemente, tipo, sta invocando qualche dio marino. Ragazzi, se c'è qualcuno che spende soldi inutilmente dalla mattina alla sera, questo si chiama Xiao. E infatti, quello che vorrei per le mie finestre, visto che ne ho solamente una, ma con due appunto porte, ragazzi, è veramente fighissimo. Cioè, è assurda questa cosa. Sono delle tende che in realtà comunque rimangono finestre, ma che ti fanno tipo l'effetto città. Cioè, è veramente una figata. Io le voglio a casa mia queste cose. Dove si comprano? Vi prego, fatemele avere. Anche perché io la mia finestra non la apro mai. Quindi, cioè, vi prego. Ragazzi, qualcuno deve spiegarmi come funziona sta roba, perché non è normale. Cioè, questo è uno scivolo all'incontrario. Ho editato sto video oppure sono scemo io. Cioè, com'è possibile? Praticamente è una specie di rompicapo. E il problema è che inizia a salire. Cioè, what the f... Come... E lui ci mette la mano, quindi non è manco il reverse. Com'è possibile, raga? Che strana magia è questa? Qualcuno deve spiegarmi com'è possibile che solo in America queste robe succedono. C'è un procione che è uscito dalla cassa di un supermercato. Posso capire un topo, uno scoiattolo. Ma cosa ci fa lì dentro un procione che tra l'altro si ruba pure le merendine? Gli è pure caduta, poverino. Com'è possibile sta roba? Cioè, boh. Io non lo so. Cioè, c'è Rocket dei Guardiani della Galassia lì dentro e il cassiere non se ne è accorto. Ragazzi, è tornata la rubrica del quello che state per vedere. Probabilmente lo state per vedere per la prima volta in vita vostra. Sapevate che in realtà le Tic Tac, ce l'avete presente, le caramelline? Ecco, che c'hanno il tappino così. Praticamente questa parte del tappo qua è stata fatta per far sì che tu, mettendole diciamo a testa in giù, capovolgendole, il tappo è fatto praticamente per prendere una Tic Tac alla volta. Io come il tizio, letteralmente, raga, stessa reazione, non me l'aspettavo. Ragazzi, vedete questa ragazza? Penso che sia un genio del male assoluto, incredibile. Penso che sia la persona con i mobili più strani nel mondo. Ha proprio uno strano gusto per i mobili, vi faccio vedere. Ha una... a parte i cuscini di ketchup, vabbè. Questa qua, secondo voi, che cos'è? Guardate qua, ragazzi. È una lampada. È una figata assurda. E l'ha trovata a $10 in un gruppo Facebook. Che è incredibile. È una figata assurda. E guardate, c'ha altre lampade. Avete presente gli orsetti gommosi dell'Aribo che ci mangiamo tutti? Guardate che figata, ragazzi. Cioè, li preme e si illuminano. Sono stupendi. Dove si trovano queste cose? Le voglio anch'io a casa mia. Cioè, che figata. Bellissimo. Voi pensavate che sarebbe finita la rubrica Fulmini di Xiao? E invece no. Guardate questo pazzo scatenato che cosa ha catturato con la sua videocamera incredibile. Porca miseria, ragazzi. A parte mezzo albero che è andato via, ma... Madonna, voglio fermarlo preciso quando prende il fulmine. Raga, incredibile, cioè. Cioè, guarda. Cioè, guarda il telefono, la fotocamera, come reagisce al fulmine. Immaginati cosa fa una roba del genere se ti tocca. Mai, ragazzi, mai. Ragazzi, ce l'avete presenti tutti i Simpson, no? Ecco, se voi arrivate in questo posto, che a quanto ho capito si trova in America, diventate i Simpson. Praticamente tutte le luci, tutti i riflessi, tutto quello che può essere chiamato luce, colore, è giallo. Cioè, voi lì diventate gialli. Pure se avete i capelli, vabbè, neri magari no, però se avete i capelli rossi saranno gialli. È tutto giallo. Cioè, voi là dentro praticamente siete a Springfield. È incredibile, raga, questa cosa. Ovviamente le cose nere, cioè tipo il colore nero no, perché chiaramente quello prende tutti i colori. Però guardate che figata. Cioè, guardate, la tizia è completamente gialla. È proprio Marge. Cioè, assurdo, raga, che figata. Non so in che modo sono fatte le luci, raga, però è veramente assurda una roba del genere. Cioè, anche il tizio ha la pelle super gialli sono. Com'è possibile, raga? Fa quasi impressione, incredibile. Cioè, immaginate com'è vivere una roba del genere nella vita reale. Ragazzi, questa roba non ha senso. Ve la faccio vedere. New Martina è in un video di un tizio americano che ha 1 milione di views. For her phone.
Cosa ci fa New Martina in un canale americano di YouTube? Che spacca le cover, le pellicole in vetro. Com'è possibile? Ok che ha deciso di non parlare per arrivare anche in America, ma questa roba è incredibile. Cioè sta ragazza è a Napoli e io mi ci scrivo pure su Instagram con lei. Io, guarda che pure sotto c'è scritto New Martina, guarda New Martina, no vabbè incredibile. Incredibile, sono veramente scioccato io. Ma? Ma che cane è? Ma che abbaio sarebbe, raga, scusatemi. Ragazzi, guardate che figata questo fiore che ha bisogno di aiuto per sbocciare. Incredibile. Incredibile. Che figata sta roba. Ma? Ok, compleanno dell'amica. Gli fanno uno scherzo. Eh no, mi sa che non è... Porca miseria, raga. Ma è svenuta la ma l'ha uccisa. Ma che cazzo. Sembra un po' esagerata come cosa comunque. Ragazzi, fareste mai questa specie di viaggio strano in treno? Se sì o no, scrivetemi il perché nei commenti. Io personalmente no, perché ci avrei un po' paura, per il semplice fatto che so che da questa parte è completamente vuoto. Quindi se per sbaglio dovessi cadere, arrivederci Xiao. E in più perché comunque si vede che sono pure abbastanza veloce. Quindi non lo so, io non lo farei. Voi? Per carità, la vista è figa, eh. La vista è molto bella, però ragazzi, state per vedere un qualcosa che vi farà completamente esplodere il cervello. Siete pronti? Ok, iniziamo. Allora, quello che state per vedere adesso, quello che state vedendo adesso è che le barre si ingrandiscono e il cerchio diventa più piccolo. In realtà vi posso dire che è una completa menzogna. Se non mi credete, mettete le dita sul bordo del cerchio e vedrete che non si sta ingrandendo o rimpicciolendo nulla. È solamente un gioco della vostra mente malata. Della nostra mente malata, perché anch'io in realtà vedo che si ingrandisce e si rimpicciolisce. Ma non lo so, ragazzi. Chi ci ha creati, a volte, secondo me, in alcuni lati ci ha fatto un pochettino stupidi. Secondo me, se rimani a guardare sto cerchio per altri tipo 10 secondi, ti addormenti. Quindi ti risparmio la dormita. Ok, questo tizio si fa una faccia con l'argilla in meno di 10 secondi. Vediamo se è vero. 9. Ok. 8. 7. Sembra che ci sta riuscendo, eh. 5. 4. 3. 2 1 Porca miseria. Sound and show us what you've got. Porca miseria. Io forse manco l'argilla riuscirei a... Dove si compra l'argilla? Ragazzi, voi siete team cani o team gatti? Io sono team gatti, ma se dovessi avere un cane probabilmente sarebbe come questo. Questo è l'unico cane al mondo che si rifiuta di andare fuori e uscire. Guardate che fa, si toglie il guinzaglio di forza e dice fammi tornare a casa perché voglio dormire. Questo, ragazzi, sarebbe molto probabilmente il mio cane, perché io c'ho sempre voglia di dormire. Quindi sì, sì, assolutamente sì. Voglio sapere da quando gli scoiattoli vanno ai fast food e si bevono la Pepsi. Io giuro che questa è una roba che non ho mai visto in tutta la mia vita. Cioè qua veramente proprio siamo ad un livello di cervello animale. Un robot, non è vero sta cosa, non è possibile. Siamo arrivati al momento che tutti stavate aspettando. Il bambino che non fa pipì da un anno. Io personalmente ci credo, no. Però il titolo del video è questo e... La pipì sembra veramente pure abbastanza lunga. Non lo so, ragazzi, voi che dite? Secondo voi è pipì, cioè c'ha un cannone lì sotto, scusatemi, oppure è semplicemente acqua? Ve lo dico io, secondo me è proprio un bel fucile ad acqua e secondo me lo farà pure vedere tra poco. Vediamo. No, non ce lo fa vedere, ci fa vedere dei camion che cadono. Vabbè, palesemente comunque era fake, anche perché nel senso Aquaman è il bambino, non lo so. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Io adesso vado a dormire perché sono le 8 del mattino e non ho dormito tutta la notte. Non fate come me, però nel dubbio vi saluto e vi mando un bel bacino mangiandomi un bel pezzo di pan di stelle. Pan di stelle, se mi vuoi bene, mandami tante pan di stelle che a me mi piacciono. Ciao.